Buongiorno a tutti, siamo sul retro dell'ambasciata tedesca a Praga, quindi vediamo da qua il giardino con un'altra opera di David Cerny, cioè la Trabant con le gambe. Questa opera simboleggia la storia dei cittadini della Germania orientale che nella tarda estate del 1989 si ammassarono nei pressi di questa ambasciata per fuggire alle loro condizioni di vita disperate ormai di quell'epoca. E quasi 4.000 cercarono rifugio qua, si accamparono nelle tende appostate qua nel giardino o anche dentro i locali dell'ambasciata. Fino a che il ministro degli esteri tedesco di allora, Hans Genscher, garantì a loro in un discorso dal balcone la possibilità di partire per la Germania occidentale, quindi garantendo loro finalmente la libertà. Quindi questa opera simboleggia la Trabant che loro hanno lasciato nei dintorni dell'ambasciata per poter fuggire e poi a piedi raggiungere l'ambasciata tedesca occidentale e quindi la libertà. Capiranno che la Trabant era un'auto tipica costruita nella Germania orientale, non c'è bisogno di dirlo. No, proprio non puoi dirlo adesso.